si apre. Va, mi sa di no. Ok, questo è lo stile un po'. Appunto per quello che mi viene in mente Paper Please, questo è lo stile futurista, si può definire, sì. Futurista poi particolarmente quello russo, mi sembra. Proprio c'è scritto comunque tutto in tedesco. Quindi il futurismo in quel senso lì fa parte dell'epoca delle dittature esplicite. In realtà siamo comunque in dittatura, però fa finta di non esserla. Ma invece erano quelle esplicite, quindi quella russa o quella tedesca. Ma forse anche in Germania c'è questo stile grafico razionalista praticamente, no? È quadrato come le menti che cercavano di formare. La regola del 6. Ricordati la regola del 6. Non portare più di 6 oggetti nel tuo inventario. La proprietà privata è un privilegio. Tieni praticamente le tue tasche e la tua borsa leggera. Praticamente ci sta facendo un tutorial tramite queste cose, come là quando ha spiegato della riparazione, no? Mettendola come una cosa, come anche qua, beh, è carino, sta mettendo come una cosa che fa parte del mondo, ma in realtà è un tutorial. Cos'è quella roba lì? Una unità Eule morta è in un terribile stato. Dei biocomponenti che sembrano infettati sta uscendo dallo scudo. Cosa può essere accaduto a lei che abbia causato questo? Perché non è che si capisce. Boh, è probabilmente un androide. Androide è chiuso, non proprio totalmente meccanico. Mi sembra che c'è una carta. Ok, memorandum. I codici della cassetta di sicurezza a parete. È giunta a mia conoscenza che almeno uno dei lavoratori deve conoscere sostanzialmente le frequenze di broadcasting per appunto sulla cassetta di sicurezza del protettore. Ogni lavoratore che sia collegato a questa leak sarebbe, come si chiama? Non è fuoriuscita leak. Sì, la fuga di notizie alla fine. Verranno interrogati finché il colpevole non verrà trovato. Restringerò tutti i privilegi radio per i lavoratori fino a nuovo ordine sostanzialmente. Eh sì, due corridoi qua. No, questo. Tieni traccia. Il protocollo è tutto. Ricordati, se non prendi nota, non succederà. Niente, dice prendere la documentazione dall'amministrazione e salva, insomma, i tuoi dati frequentemente. Aspetta, si riferisce. Questi sono i moduli. La richiesta, vabbè, modulo di richiesta F29. Allora,
Numeric pad, classroom 4B, dove hanno detto di andare i nuovi arrivati. Allora, cassetto di sicurezza di quella classe continua a resettarsi alla combinazione di default, quella di fabbrica, insomma. Qual è il punto di avere tutto un sistema radio per trasmettere i codici quando in realtà si può aprire tramite il codice che c'è nel manuale? E qual è? Magari c'è scritto qua. No. Niente. Qua invece. Ecco. Ecco, il gioco non ha, anche qua, come i vecchi Resident, eccetera, non ha un salvataggio. Adesso faccio vedere un attimo, continua senza salvare. Te ne pentirai più tardi. No, salviamo, salviamo. Io ero arrivato praticamente qua, nel test. Ok, qua c'è questo, questo, questo. C'è questo, ma questo cos'è, uno scadario? Torniamo qua prima, dai. Qui mi sembra che sia chiuso, qui chiuso, chiuso, un altro di queste unità morte, perché lei è stata abbandonata qui. Allora, intendiamoci, non trovi strano che non ci sia nessuno, che ci sia un cadavere, che ci sia tutto bloccato, che non funziona? No. Questa no, è la classe questa. Questa non l'avevo vista. Ok, questo praticamente è un sistema per vedere i microfilm, come vecchia data, no? Però serve una chiave, anche qua. Se ce l'avessi potrei vedere il contenuto. Qui niente. Niente. Qui è chiuso, qui è bloccato. Tutto qua, c'è solo questa roba qua. E lì sembra che ci sia un... Vengono messe delle icone sulla mappa per ricordare. Peccato che non c'è la spiegazione delle icone, comunque niente. Allora quello lì, quella griglia lì è il di salvataggio. Andiamo di là allora. Una classe, sì. Questa? Verboten, proibito. Non correte nei corridoi. State attenti ai vostri vicini. Tutti possono sentirvi che voi correte. Prova. Niente qua. Cioè, ogni istante c'è solo una cosa con cui interagire. Possibile. Niente, no, questo che si è lamentato. Allora, questi erano i più vecchi. Niente, qui c'è un 2309, ma... Ok, mi sembra che sia spiegato niente.
chiusa. Qui è chiusa. Questa? Cioè, ci chiamiamo Star noi, quindi. Stella. Una unità Elster. Tu devi andare da, darti da questo posto. Questa fabbrica è persa, è perduta. Insomma, torna sui tuoi passi prima che sia troppo tardi. Stare lei. Cioè, noi avevamo le inquadrature su di noi. No, forse era lei, in effetti. No, era sempre lei. Noi siamo Esther. E Esther chiede a questa qua, questa unità, Star. Sto cercando, io sto cercando questa donna. L'hai vista? Chi è? Nostra madre? Boh. Non so. Sorella. Non la conosco, ma lei deve essere uno dei lavoratori. Insomma, un ufficiale. Là c'è qualcosa. Vediamo un attimo. Adesso a questo punto sono curioso di vedere Gestalt. In psicologia. In realtà è un termine appunto di psicologia che dice che un insieme organizzato viene percepito più che la somma delle sue parti. Beh, perdi di vista le sue parti, lo vedi come un insieme più complesso e indefinito, forse. Non lo so. Sentiamo. Gestalt. Gestalt. Ok. Allora, niente, tutti i lavoratori sono stati mandati alle miniere sotto la fabbrica. Se lei è ancora viva, lei probabilmente è lì giù. Perché quella ideogramma. Allora, c'è un sistema, un elevatore, c'è un ascensore, insomma, per andare nelle miniere a un livello più sotto. Però tu hai bisogno di una chiave, insomma, dell'amministratore per usarlo. Ok, andrò via di qua quando praticamente il sistema di riparazione fermerà il suo sanguinamento. Anche tu dovessi andartene. Quindi c'era dell'altro testo, insomma. Non so chi sia quella donna, ma molto probabilmente è morta ora. Se vuoi comunque andare, buona fortuna. No. Ok, la chiave del Protector, chiunque sia. Cos'è la Protector? A meno che non si riferisca a un sistema di sicurezza, cioè un, come dire, un agente di sicurezza interno, no? Qui è chiuso anche qua. C'è niente, qui e anche qua è chiuso. Niente. Qui richiede la chiave della classe. Allora non era quella la classe. Proviamo un attimo, di nuovo un attimo la mappa. Dove lampeggia vuol dire che siamo noi in quel momento. Aula? Class 4B, eccola qua. Wall safe, c'è scritto wall safe. Microfilm Weaver, che c'è scritto sopra? Noi abbiamo la chiave del Protector.
Forse possiamo aprire qua. Non l'abbiamo guardato. Ok, torniamo indietro, allora facciamo salvataggio adesso perché. No, di qua, di qua, di qua. La prima opzione è sì. Boh, questa cosa qua del... Vediamo qua. Ok, sì. Sì, le guardie, il sistema di guardia. Qua. Terminologia. Io annuncio la seguente cosa per ordine delle Ion. Visti i recenti eventi, in accordo questa regolazione dei media bla bla bla, il termine che non conosciamo, che è correntemente in uso in varie fabbriche Ion, non è più possibile usare e non deve essere più usato. Censura. Non so, tutti i dipartimenti che lo stanno attualmente usando il termine devono immediatamente rinominarlo. Sembra adesso, no, che quando c'è il political correct, no, che non si può più chiamare le cose come si scrivevano prima. Che erano tra l'altro termini più precisi e meno vaghi, più delle volte. Ok, tutto il personale della direzione deve mettere in neretto, cioè nascondere, insomma, come si chiama poi. A noi serve mettere il bianchetto, no? Però in realtà è tipo pennarello nero. E togliere, insomma, praticamente cancellare questo termine da tutti i documenti alla fine. Fino a che un termine di rimpiazzo non verrà annunciato dalla Aeon. Questo con immediato effetto, usare il termine nelle conversazioni e in corrispondenza è un'offesa, tra parentesi, oscenità verso lo Stato, che può essere punito con 2 cicli di doppio lavoro. Cicli. Non sarà semplice. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte qui. Ricordatevi sempre, il nostro linguaggio modella il nostro mondo. Un mondo perfetto richiede un perfetto linguaggio. Ok, ecco, torniamo al discorso della dittatura e quindi di Orwell qui, la neolingua. La vista lunga, infatti il political correct è una forma di neolingua, è una forma di indottrinamento, di porre dei limiti al linguaggio altrui e quindi anche di quando si dice che il nostro linguaggio modella il mondo, è vero, cioè in realtà più siamo poveri dal punto di vista alfabetico, no? Come si dice? Di sintassi, di significati, cioè insomma, più il nostro vocabolario, ecco appunto, più il nostro vocabolario è povero, più questo ci limita anche nel pensiero sostanzialmente. Quindi il discorso della neolingua era quello. Anzi, li esagerava perché poi invertivano anche il significato delle parole, no? La guerra è pace, eccetera. Più appunto il nostro vocabolario è guidato, comandato o ridotto, più veramente noi abbiamo un limite nel pensiero, perché il nostro pensiero di solito o è verbale o è basato su immagini, no? Io ritengo che quello basato su immagini è il più potente, il più rapido, il più veloce, infatti penso praticamente solo per immagini, però chiaramente anche avere un linguaggio si direbbe forbito, ma in realtà, per esempio,
derivato dalla conoscenza del linguaggio filosofico, per esempio, più ti permette di fare pensieri profondi ed evoluti. È chiaro che se io ti insegno solo A, B, C, D, cioè è più facile che tu rimanga a livello di una scimmia, tra virgolette, e va benissimo per i lavoratori in questo caso, per quello che si parla di dittatura. Questo sembra un cavo, ma vediamo. Possiamo cliccare qua. Sì. Oh, una pistola, wow. Prendi la pistola. Boh, non lo so. Non so con chi questa. Cos'è? Modulo RAM. Okay, questa è la chiave aperture. Ma che poi che se aperture? Ma aperture non c'è anche in cosa, no? Come si chiama? Portal. Apertura, vuol dire. Mi veniva il dubbio che magari avesse un altro significato che non conoscevo. Oh, qua è il tutorial manuale della pistola. Di tipo 75. Una pistola con poco rinculo. Praticamente una semiautomatica, vabbè. Affidabile, versatile. Di solito appunto per questi qui, insomma, queste guardie di sicurezza dell'Aeon. Prima bisogna equipaggiarla. Poi si è premuto il grilletto sinistro. Non ho voglia, vedremo quando capiterà. Questo? Immaginavo. Ok, lì c'è lo specchio, qui non c'è niente. Il computer lì. Poi. No, stavo guardando se era una rosa, visto che si chiamavano Rose Engine, mi pare. Comunque, per ora direi che è un buon lavoro, è un indie chiaramente, stilizzato, ma. Qua non l'avevamo visto qua, mi sembra, non sbaglio. Ok, basta, risolto il problema. Allora, andiamo a vedere un attimo la mappa. Niente, tutto chiuso. Questo era per tornare in superficie, lo dà sbloccato, ma probabilmente si scapperà dopo, non lo so. La chiave aperture serviva a. Per i microfilm, sì. Eccolo io. Il testo sul film è troppo piccolo per essere letto con occhi. Così, occhio nudo. Ok, vabbè. Qualcosa si sta muovendo. Aspetta, 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 aspetta. Infatti non ho ancora montato. Equip. Quando si chiude il cerchio è più preciso. Anche mi ricordavo che si doveva. Musica tipo. Come si chiama lui, quello di Silent Hill? Che ha fatto diverse con me. Abbastanza bravo. Cavolo, non mi viene in mente questo momento. Questa è Isa? Oh, hello. Cioè, oh, ciao. Quindi si chiama. Anche tu non appartieni a questo posto? Vero? Io sono Isa, Isa di Tou. Siamo un po' il tedesco, un po'. Vabbè, a parte che sei, sì. Cioè sembra che la dittatura sia tedesca, però poi dopo le persone chiaramente sono di varie nazionalità, o quelle che una volta erano nazionalità. O devi fare attenzione a questo
c'è qualcosa di sbagliato in questo posto. Non so cosa è successo, ma probabilmente... probabilmente è pericoloso andare avanti. Forse intende dire, insomma, andare a gironzolare. Esther. Ok, io lo capisco. C'è qualcosa che ho bisogno di fare. C'è qualcosa che anch'io ho bisogno di fare. Prenditi cura, insomma. Abbi cura di te stesso, insomma. Ok, spero che tu troverai quello che stai cercando. Come vestite? Ok, guardiamo qua. Usiamo la chiave. Ok. Il codice di sicurezza? Il manuale del codice di sicurezza? Vediamo un attimo. Questo sì, sembra. Questa cassetta di sicurezza. Vabbè. Complies, non viene termine italiano, cioè... Cavolo, è stupido ma non mi viene in mente. Si conforme, conforme insomma ai standard, al regolamento, bla bla bla. Ed è fatta di... è una porta ad alta densità, Craftstall, non so cos'è. Che poi è sotto protezione di un pad numerico. Chiaramente prodotta da questi qui. Ok, mettete il codice nel keypad. Se è corretto, si accende la luce verde, vabbè. Vuota la cosa, come si chiama? A sinistra. Ok. Il codice di default è quello, 204-512. Vabbè, in teoria ce l'abbiamo dentro nel... Questo ormai dove si è morta. A questo punto facciamo un salvataggio, no?